Questo video è stato prodotto da Alessandro Armstrong Sganga, Chiara Concetti e Tommaso Corvisiero. Nella terra di Mnar c'è un grande lago interno che non viene alimentato da fiumi e da cui non escono torrenti. 10.000 anni fa sorgeva su quelle rive la città di Sarnath, oggi scomparsa. Si racconta che negli anni lontanissimi in cui il mondo era giovane e prima che il popolo di Sarnath arrivasse a Mnar, un'altra città sorgesse nei pressi del lago. Era chiamata Ib, la capitale di pietra grigia, antica quanto il lago stesso e abitata da esseri poco gradevoli. Erano creature brutte e strane, come lo sono spesso i figli di un mondo ancora indefinito e in formazione. Sui cilindri di mattoni di Kadatheron è scritto che gli abitanti di Ib erano di colore verde come il lago e le sue nebbie. Che avevano occhi sporgenti, labbra grosse e flaccide e orecchie strane. Non avevano voce, ma è scritto che una notte arrivarono dalla luna in una spirale di nebbia e che insieme a loro giunsero il lago e la città di Ib. Sia vero o no, è certo che adorassero un idolo di pietra verde mare che nella forma ricordava Bokrug, il grande rettile acquatico, e che danzassero davanti a lui quando la luna era a tre quarti. E sul papiro di Larnec è scritto che un giorno scoprirono il fuoco e da allora in poi lo accesero in molte cerimonie. Ma non si sa molto di quelle creature, perché vissero in tempi antichissimi e l'uomo, che è giovane, ignora quasi tutto delle forme di vita precedenti. Dopo innumerevoli cicli, gli uomini arrivarono nella terra di Mnar. Erano i pastori dai capelli scuri che costruirono Thra, il Arnek e Kadatheron sul tortuoso fiume Ai. Alcune tribù, più ardimentose delle altre, si avventurarono sulle sponde del lago e costruirono Sarnath in un punto in cui abbondavano i metalli preziosi. Le prime pietre di Sarnath furono deposte non lontano dalla grigia Ib, e quando videro i suoi abitanti, i coloni si meravigliarono parecchio. Ma lo stupore era misto l'odio, perché non ritenevano degno che esseri di quell'aspetto calcassero la terra degli uomini, specie di sera, e non amavano le sculture sui grigi monoliti di Ib, tanto antiche da far paura. Nessuno sa come quegli esseri e le loro opere durassero così a lungo, addirittura fino alla comparsa dell'uomo. Ma forse la spiegazione sta nel fatto che la terra di Mnar è molto tranquilla e lontana dalla maggior parte degli altri paesi, sia reali che di sogno. Più gli uomini di Sarnath osservavano gli abitanti di Ib, più il loro odio cresceva, rinfocolato dalla scoperta che erano creature deboli e che al contatto di pietre, lance o frecce risultavano molli e gelatinose. Così i giovani guerrieri di Sarnath si misero in marcia verso Ib armati di lancia, arco e fionde. Una volta arrivati, massacrarono le creature e gettarono i corpi nel lago con le lance, perché non volevano toccarli. E siccome aborrivano i monoliti scolpiti di Ib, gettarono nel lago anche quelli, chiedendosi come si potessero erigere oggetti così pesanti. In tutta Mnar, nei paesi vicini, non c'era niente di simile, ragion per cui dovevano averli portati da lontano. Così, dell'antica città di Ib non fu risparmiato niente tranne l'idolo verdemare che rappresentava Bokrug, il rettile acquatico. I giovani guerrieri lo portarono a Sarnath come simbolo della vittoria sui vecchi dei e sugli abitanti di Ib, ma anche della loro supremazia su Mnar. Tuttavia, la notte che fu messo nel tempio dovette accadere qualcosa di orribile, perché sul lago furono avvistate luci verdi e la mattina la gente scoprì che l'idolo era scomparso. Quanto al gran sacerdote Taranish, era morto per quello che sembrava un terribile spavento, ma prima di spirare, aveva tracciato sull'altare di Crisolito il simbolo della distruzione finale. Dopo Taranish ci furono molti sacerdoti a Sarnath, ma l'idolo di pietra verde non fu mai ritrovato. Passarono molti secoli, mentre la città prosperava in maniera incredibile, e ormai solo i preti e le donne anziane ricordavano il segno che Taranish aveva tracciato quel giorno sull'altare. Fra Sarnath e la città di Larnec fu costruita una carovaniera,
e i metalli preziosi vennero scambiati con altri metalli, stoffe rare, gioielli, libri, strumenti per tutte le arti e innumerevoli oggetti di lusso noti alle popolazioni del fiume Ai e oltre. E Sarnath divenne forte, raffinata e stupenda, e mandò eserciti a conquistare le città vicine. E col tempo sedettero a Sarnath i re di Tutamnar, e poi di numerose terre vicine. Sarnath la sublime era la meraviglia del mondo e l'orgoglio del genere umano. Le sue mura di marmo finissimo estratto dal deserto erano alte 300 cubiti e spesse 75. I carri guidati sui bastioni avevano spazio per sorpassarsi. Erano lunghe ben 500 stadi e aperte solo dalla parte che guardava il lago, dove una grande diga di pietra teneva a bada le onde che una volta all'anno, nella ricorrenza della distruzione di Ib, si alzavano misteriosamente dalla superficie. A Sarnath c'erano 50 strade che correvano dal lago alle porte delle carovane e altre 50 le intersecavano. Erano pavimentate d'onice, ma quelle su cui passavano cavalli, cammelli ed elefanti erano coperte di granito. Le case di Sarnath erano di mattoni smaltati e calcedonio, e ognuna aveva un giardino recintato e un laghetto di cristallo. Venivano costruite con strani procedimenti, perché nel mondo non ce n'erano altre simili, e i viaggiatori di Thra, Ilarnec e Kadateron si meravigliavano alla vista delle cupole splendenti da cui erano sormontate. Ma ancora più belli erano gli edifici pubblici e i templi, e i giardini voluti dall'antico re Zokkar. E c'erano molti palazzi, i minori fra i quali sarebbero passati per capolavori a Thra, Ilarnec e Kadateron. Alcuni erano così alti che gli occupanti potevano immaginare di essere in cielo, e quando venivano illuminati con torce bagnate nell'olio di Dothur, le pareti rivelavano enormi affreschi che raffiguravano re ed eserciti in uno splendore che ispirava e stupiva l'occhio. Le colonne che reggevano i palazzi erano moltissime, tutte di marmo colorato e scolpite in motivi di bellezza insuperabile. Nella maggior parte degli edifici i pavimenti erano costituiti da mosaici di berillio, lapislazzuli, onice, granato e altri materiali sceltissimi, disposti in modo tale che l'osservatore aveva l'impressione di camminare sui letti dei fiori più pregiati. C'erano fontane della stessa bellezza che riversavano getti d'acqua profumata, creando effetti scenografici. Ma il più bello era il palazzo del re di Imnar e delle altre terre. Il trono poggiava su due leoni d'oro e numerosi gradini lo separavano dal pavimento lucente. Era ricavato da un unico pezzo d'avorio, anche se nessuno ricorda da dove sia potuto venire un blocco simile. Nel palazzo c'erano infinite gallerie e anfiteatri dove uomini, elefanti e leoni combattevano per il piacere dei re. A volte gli anfiteatri venivano inondati con l'acqua portata dai grandi acquedotti e si inscenavano battaglie navali o terribili combattimenti fra uomini e micidiali creature marine. I 17 templi turriti di Sarnath, slanciati e stupefacenti, erano fatti con una pietra multicolore che non si conosce altrove. La torre più alta arrivava a 1000 cubiti e al suo interno vivevano i sacerdoti in una magnificenza che aveva poco da invidiare a quella dei re. Al pian terreno, in sale enormi e splendide come quelle dei palazzi, le folle adoravano Zokalar, Tamash e Lobon, gli dei principali di Sarnath, i cui altari avviluppati dall'incenso erano come troni di monarchi. Le raffigurazioni di Zokalar, Tamash e Lobon non somigliavano a quelle degli altri dei, perché erano così realistiche da dare l'impressione che sui troni d'avorio sedessero gli dei barbuti in persona. E in cima a una scala di splendidi zirconi si apriva la sala superiore, da cui gli alti sacerdoti contemplavano di giorno la città, il lago e la pianura, e di notte la luna misteriosa, le stelle e il loro riflesso nel lago. Lì veniva recitato l'antichissimo esorcismo contro Bokrug, il rettile acquatico, e lì era collocato l'altare di crisolito su cui Taranish aveva lasciato il simbolo della distruzione. Un'altra meraviglia erano i giardini voluti dall'antico re Zokkar. Si trovavano al centro di Sarnath ed erano circondati da un alto muro e protetti da una possente cupola di vetro attraverso cui passava la luce del sole, della luna e delle stelle quando era sereno. Se il tempo era coperto,
Fulgide riproduzioni degli astri pendevano dalla volta. D'estate i giardini erano rinfrescati da correnti profumate mosse da opportuni ventilatori. D'inverno erano riscaldati da fuochi nascosti. In questo modo, al loro interno era sempre primavera. Fiumicelli che scorrevano su sassi lucenti ed erano attraversati da numerosissimi ponti, dividevano giardini ed aiuole di sfumature diverse. Alcuni si trasformavano in cascate, altri sfociavano in laghetti ornati di fiori. Sui torrenti e i piccoli laghi nuotavano i cigni, mentre il canto di uccelli rari riproduceva l'armonia delle acque. Le sponde verdi salivano a formare terrazze ordinate e ornate qua e là da conche di fiori aromatici e vigne, da panche di marmo e sedili di porfido. Infine, minuscoli tempietti o semplici altari consentivano di riposare e pregare gli dei minori. Ogni anno si celebrava a Sarnath la festa della distruzione di Ib, e in quell'occasione abbondavano vino, canzoni, danze e divertimenti d'ogni tipo. Grandi onori venivano tributati alle ombre di coloro che avevano annientato le misteriose creature, e il loro ricordo, e quello degli antichi dei, veniva schernito da ballerini e liutisti cinti di rose dentro ai giardini di Zoccar. E il re si affacciava sul lago e malediceva le ossa dei morti che giacevano sul fondo. In un primo momento i sacerdoti non avevano gradito una festa del genere, perché fra quelli della loro casta si tramandavano le leggende sulla sparizione del grande idolo e sulla morte di Taranish, stroncato dalla paura dopo aver vergato l'ultimo avvertimento. Dicevano inoltre che dalla torre più alta si vedessero luci nelle acque del lago, ma col passare degli anni, e poiché non si verificava nessuna calamità, anche loro cominciarono a ridere, a lanciare maledizioni e a unirsi alle orge dei festanti. Non avevano compiuto essi stessi nell'altissima torre l'esorcismo contro Bokrug, il rettile acquatico? 1000 anni di abbondanza e piaceri trascorsero a Sarnath, meraviglia del mondo e orgoglio di tutta l'umanità. I festeggiamenti per il 1000° anniversario della distruzione di Ib furono inconcepibili. Se ne era parlato per 10 anni in tutta Amnar, e quando si avvicinò la ricorrenza, arrivarono a cavallo, a dorso di cammello e di elefante, uomini di Thra, Ilarnec, Kadatheron e tutte le città di Mnar e paesi confinanti. Davanti alle mura di marmo, la notte della festa furono piazzate le tende di principi e viaggiatori, e le sponde del lago risuonarono dei canti dei celebranti felici. Nella sala del banchetto dormiva il re, Narghis-Hei, ubriaco dei vini sottratti ai sotterranei di Pnath, la Vinta, e circondato da nobili in festa e schiavi concitati. Durante la festa vennero servite strane prelibatezze, pavoni delle isole di Nariel nell'oceano di mezzo, giovani capri dalle remote colline di Implan, gobbe di cammello del deserto di Bnaz, noci e spezie dei boschi cidatrici, perle di Mtal bagnata dalle onde disciolte nell'aceto di Thra. Di salse c'era una quantità incredibile, preparate dai cuochi più raffinati di Mnar e adatte al palato di tutti i convitati. Ma la pietanza più ambita era costituita dai pesci pescati nel lago, tutti enormi e serviti in piatti d'oro incrostati di rubini e diamanti. Mentre i nobili e il re gozzovigliavano all'interno del palazzo, ammirando la portata principale nei vassoi d'oro, altri si divertivano come potevano. I grandi sacerdoti facevano baldoria nella torre del Tempio Massimo e i principi dei paesi vicini li imitavano nei padiglioni fuori le mura. Gnaika, un sacerdote, fu il primo a vedere le ombre che calavano nel lago dalla luna a 3/4 e le minacciose nebbie verdi che si alzavano dalle sponde fino al cielo, avvolgendo in un alone sinistro le guglie e i tetti della condannata Sarnath. Poi quelli che si trovavano nelle torri e fuori le mura videro strane luci sull'acqua e si accorsero che il grande masso di Acurion, una sporgenza rocciosa che si innalzava maestosa nei pressi della riva, era quasi sommerso. Il terrore crebbe rapidamente, ma in modo insinuante, sicché i principi di Ilarnec e della lontana Rokol ripiegarono le tende e i padiglioni e partirono alla volta del fiume Ai, benché quasi non si rendessero conto del perché. Poi, verso la mezzanotte, le porte di bronzo di Sarnath si spalancarono e riversarono una folla impazzita che annerì la pianura, poiché tutti i notabili e i viaggiatori fuggivano in preda al terrore.
Sui volti della folla era impressa un'espressione di pazzia che nasceva da un terrore schiacciante, e sulle labbra correvano parole così tremende che nessuno voleva soffermarsi a verificarle. Uomini con gli occhi dilatati dalla paura gridarono a squarciagola ciò che avevano visto nel salone reale, perché attraverso le finestre non apparivano più le figure di Nargis Hei e dei suoi nobili e schiavi, ma un'orda di creature indescrivibili, silenziose e con gli occhi sporgenti, le labbra grosse e flaccide e le orecchie stranissime. Creature che danzavano orribilmente, stringendo nelle zampe piatti d'oro tempestati di gemme da cui guizzavano fiamme grottesche, e principi e viaggiatori che fuggivano dalla condannata Sarnath sui cavalli, cammelli ed elefanti, guardarono un'altra volta il lago avvolto dalle nebbie e videro che il grigio spuntone di Acurion era ormai sommerso. I racconti di quelli che erano fuggiti da Sarnath si diffusero in tutta Amnar e nelle terre vicine, e le carovane impararono a evitare la città maledetta e i suoi preziosi metalli. Passò molto tempo prima che qualcuno osasse avventurarsi da quelle parti, e anche allora solo i giovani della lontanissima Falona ebbero il coraggio di affrontare il viaggio. Uomini dai capelli biondi e gli occhi azzurri, che non avevano niente in comune con il popolo di Imnar. Gli avventurosi si spinsero sul lago per vedere Sarnath, ma pur avendo individuato il lago e il grande masso di Acurion che si innalza nei pressi della riva, non trovarono traccia della meraviglia del mondo e dell'orgoglio dell'umanità. Dove un tempo erano sorte mura di 300 cubiti e torri ancora più alte, ora regnava la sponda paludosa. Dove un tempo avevano abitato 50 milioni di uomini, ora strisciavano soltanto le verdi e detestabili lucertole acquatiche. Persino le miniere dei metalli preziosi erano esaurite, perché la rovina si era abbattuta su Sarnath. Ma, semisepolto fra le pietre, venne intravisto uno strano idolo verde, un idolo antichissimo, incrostato d'alghe e modellato sulla figura di Bokrug, il grande rettile acquatico. Quell'idolo, conservato nel tempio maggiore di Larnec, fu adorato in seguito in tutta la terra di Imnar, sotto la luna calante.